Il mio unico obiettivo in questo video è convincerti che puoi migliorare il rapporto con il tuo corpo da adulto, anche se pensi di aver perso ormai anche l'ultimo treno per diventare più flessibile, più forte e migliorare il benessere a 360 gradi di quello che è appunto la tua casa, ovvero il tuo corpo. Inizierò questo video citandoti un trafiletto che ho letto la settimana scorsa nel libro che sto leggendo, che è L'Alchimista, che è un libro che ti consiglio, che consiglio a chiunque, e personalmente mi sta aiutando come un promemoria, ok, per ricordarmi insomma quanto sono fortunato al poter alzarmi la mattina e fare quello che amo, ovvero quello che sta vedendo in questo momento, quindi poter insomma aiutare le persone a diventare più libere di muoversi e potermi allenare diverse ore durante la mia giornata, eccetera eccetera. Quindi è stato un enorme promemoria, e in particolare l'altro giorno ho letto una frase che secondo me è molto 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 importante, è proprio questa: e qual è la menzogna più grande del mondo? Gli domandò il ragazzo sorpreso. E la risposta: il fatto che a un certo momento dell'esistenza perdiamo il controllo delle nostre vite, le quali cominciano a essere condizionate esclusivamente da un destino che reputiamo immutabile. È questa la menzogna più grande del mondo. Ecco, secondo me queste parole sono veramente molto belle e possono aiutarti, e puoi interpretarle in tanti modi. Quello che farò io oggi è tradurtele in movementese, quindi il linguaggio del movimento. E a tal proposito ho un pochino rivisto questo trafiletto e te l'ho appunto tradotto in termini di movimento. Quindi, se pensi di essere condannato a vivere per sempre una vita limitante per il tuo corpo, sappi che è un'enorme menzogna e puoi migliorare drasticamente anche da adulto. Essenzialmente quello che ti serve è solo un corpo, ce l'hai un corpo, quindi se hai un corpo e la volontà, quindi la voglia tua dall'interno, da dentro di te, di migliorare, nulla ti può fermare. Anche se pensi di aver perso veramente l'ultimo treno e più di 50, 60, 70, 80 anni. Abbiamo studenti che hanno più di 80 anni e continuano a migliorare. L'unica cosa che dobbiamo fare insieme, e questa cosa la facciamo assieme, è identificare quale punto del percorso, quindi immagina un viaggio da zero, dove sei oggi, a libero di muoverti come vuoi, questo è un viaggio nel lungo termine, dobbiamo semplicemente identificare qual è il punto preciso più adatto a te, perfetto per te, per iniziare il percorso al meglio e in modo tale che questo percorso sia accessibile. E come si fa? Praticamente si capisce qual è il tuo livello di oggi, la tua situazione attuale, e andiamo a utilizzare quelle che sono le regressioni. Le regressioni sono semplicemente degli esercizi uguali, con lo stesso obiettivo, dei nostri obiettivi più grandi. Quindi abbiamo un obiettivo più grande, ovvero quello di sedermi per terra con le gambe divaricate e mettere giù il busto. Questo è il nostro macro obiettivo nel lungo periodo. Dobbiamo però scegliere degli esercizi più semplici, molto più semplici in alcuni casi, per poter rendere accessibile questa postura, che è il nostro obiettivo nel lungo termine. Perché se ti mettessi adesso a lavorare ad esempio nel pancake, che è questa postura qua, ti faresti male, oppure semplicemente non riusciresti proprio a generare abbastanza capacità di lavoro per poter ottenere dei miglioramenti. Quindi ci vuole umiltà, fare uno step indietro, 100 passi indietro, non ce ne frega assolutamente niente, individuare qual è il punto preciso del percorso e avere un corpo e la voglia di migliorare per sempre. Se il tuo macro obiettivo è il pancake, quindi andare a portare il tuo busto per terra con le gambe divaricate, ma ad esempio oggi la tua situazione di partenza è questa, oppure una situazione di dolore, è assolutamente controproducente partire da questa posizione, perché ti farai solo male, oppure semplicemente non costruirai abbastanza capacità di lavoro in questa posizione per poter migliorare. Quindi cosa dobbiamo fare? Semplicemente essere umili, fare un passo indietro
è andare a studiare, capire quali sono gli elementi precedenti nel percorso che ti dicevo prima, nella scala temporale di cui ti parlavo prima, da zero a libero, quindi andiamo più verso lo zero, il punto di partenza, per arrivare qui in modo sicuro, senza farti male e soprattutto efficace. Quindi, ad esempio, in questo caso, un prerequisito fondamentale è che tu ti possa toccare abbondantemente la punta dei piedi tenendo le gambe tese e a farlo da freddo. Una volta che, se ad esempio non ti tocchi ancora le punte di piedi, allora dobbiamo fare uno step ancora indietro e andare a costruire gli elementi che ti servono per andare a toccarle, quindi una buona flessione del busto, una buona flessione dell'anca, eccetera eccetera. Una volta che ti tocchi la punta dei piedi, anche in questo caso non andremo direttamente a razzo dentro il pancake, ma faremo degli step intermedi, come ad esempio elevare il tuo pike, quindi la tua capacità di toccare la punta dei piedi, e quindi iniziare ad andare oltre con le gambe divaricate. Quindi iniziamo a fare qualcosa che assomiglia molto al pancake, immagina questa posizione ribaltata per terra, esattamente la stessa cosa, e proviamo ad andare oltre quello che è il livello del mare. Non so se si può dire così o è errato. Comunque, per spiegarti che c'è uno step intermedio e poi da questa posizione andiamo piano piano, passando per una posizione seduto, quindi guarda qua viene fantastico. Iniziamo a mettere un'elevazione qua per lavorare sul tuo pancake, per poi andare in quella che è la posizione target finale. Quindi capisci che prima di arrivare qua c'è tutto un percorso prima che rende assolutamente accessibile a chiunque questo tipo di percorso, e soprattutto i risultati che riuscirai a ottenere sono assolutamente definitivi, perché saranno costruiti nel tempo, nel lungo periodo, e non solo con lo stretching passivo, quindi con tenere una posizione a lungo, ma con esercizi che ti permettano di esprimere la forza nel range. Questo per quanto riguarda la flessibilità, ma la stessa identica cosa la applichiamo anche nel mondo della forza. Ad esempio, se oggi non riesci a fare un piegamento sulle braccia completo, facciamo degli step indietro. Ad esempio, il primissimo step è fare il piegamento su un tavolo, comunque un rialzo. E via via decrementare quello che è l'altezza del rialzo fino ad arrivare a terra. Ti assicuro che un esercizio del genere puoi provarlo anche tu in questo momento, non c'è bisogno che ti convinca, è accessibile veramente a tutti, lo può fare anche mia nonna, lo fa. E una volta che sono solido in questa regressione, allora vado a terra, dove non inizierò a fare un piegamento completo, ma metterò giù le ginocchia, scaricando il peso del bacino. Quindi, ad esempio, può essere una cosa del genere. Poi metterò il carico del bacino. Inizia a essere già un pochino più intenso. Poi farò una versione intermedia, quindi scendo completo, appoggio le ginocchia e torno sopra, per poi arrivare a fare il mio piegamento, e poi continua, il percorso è infinito, nel senso che una volta che faccio i piegamenti normali orizzontali, piano piano inizio a dargli uno stimolo diagonale, quindi diventa questa cosa qua, sempre più verticale, fino ad arrivare a un piegamento in verticale. Quindi capisci che il percorso è accessibile da zero e poi è infinito, è quasi infinito. E ovviamente, se tu oggi parti da zero, nessuno ti obbliga ad arrivare a fare un piegamento in verticale, assolutamente no, devi arrivare nel punto in cui ti darà arrivare. Quindi quanta forza vuoi, quanta flessibilità vuoi, o meglio, che tipo di attività ti piacerebbe tornare a fare a livello quotidiano, con i tuoi amici, che sia una passeggiata in montagna, quanta forza e quanta flessibilità ti serve per tornare a fare ciò che ami o per iniziare una nuova attività. Ecco, individuiamo quei livelli di forza e di flessibilità e li andiamo a costruire dal giorno zero all'infinito. Come si usano queste regressioni, quindi questi esercizi più semplici e accessibili?
Se sono esercizi a corpo libero, quindi solo con il peso del tuo corpo, quello che andremo a fare è modificare alcuni segmenti del tuo corpo in modo tale da posizionarlo in modo che pesi di meno. Ok, semplicemente magari ad esempio se distendo un braccio, il braccio ha una leva più lunga e pesa di più, piuttosto che piegato di meno. Quindi ci sono alcuni accorgimenti che andando a modificare appunto la posizione del corpo ti permettono di pesare meno nell'esercizio. Quindi questo è il caso del corpo libero. Se invece stiamo utilizzando dei carichi, perché nel nostro mondo dell'allenamento utilizziamo anche dei carichi, assolutamente, perché sono vitali anche per migliorare la flessibilità. L'ho spiegato ad esempio in un video di cui ti lascio il link qua da qualche parte. Se utilizziamo dei carichi è ancora più semplice e più intuitivo, semplicemente vado a diminuire quello che è il carico che sto utilizzando se fosse troppo, o ad aumentarlo nel caso in cui completo con successo lo schema di ripetizioni. Questa è la frase magica che utilizziamo all'interno dei nostri programmi. Quindi quando completi lo schema di ripetizioni, quindi ti dico 10 ripetizioni per 5 serie di un determinato esercizio con un carico X, fai tutto bene, allora ti dirò aumenta il carico del 2,5, massimo del 5% del tuo stesso peso corporeo. Quindi un incremento, se vogliamo, irrisorio, soprattutto se sono esercizi magari per le gambe, che sono una struttura molto forte, che però nel lungo periodo, 5% oggi, 5% domani, eccetera, ti permetterà di progredire senza infortunarti, evitando il dolore, anzi andando a eliminarlo, e in modo drastico, perché senza accorgertene magari nel giro di un mese o due migliori del 10-15% del peso che stai utilizzando e quindi della tua capacità di movimento, eccetera eccetera. Le regressioni sono ciò che ti permette di accedere al percorso per migliorare la tua capacità di muoverti e quindi il tuo benessere anche e soprattutto da adulto. E ti ripeto l'ultima volta, con questo video voglio farti capire che in qualsiasi momento della tua vita ti trovi, qualsiasi sia la tua situazione in questo momento, puoi migliorare. E a tal proposito abbiamo messo a disposizione la possibilità di schedulare, quindi di prenotare una coaching della durata di 45 minuti con uno dei nostri coach Move Inside, che ti aiuterà appunto a capire qual è la tua situazione attuale, quale può essere il tuo punto di partenza e il percorso migliore per te. Ti lascio il link qui sotto e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!